Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi vi andrò a spiegare quando utilizzo, come utilizzo, eccetera, eccetera. E vi vado a far vedere come si fanno i 4 nodi che utilizzo di più. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque mi raccomando, venitemi a seguire pure su Instagram. Infatti questo video è stato deciso là, dato che dovevo fare un video dove spiegavo come lanciare a cassa in varie tecniche, tipi di lancio, eccetera, eccetera. Però il meteo non me l'aveva permesso. Dunque andatemi anche a seguirla. E comunque questo video delle tecniche a casting uscirà nelle prossime settimane. Datemi il tempo di farlo e di postarlo. Direi di non perdere altro tempo e direi via con il video. Come detto prima, ci sono 4 nodi che andrò a spiegare. 2 servono per congiungere 2 fili, invece gli altri 2 servono per magari attaccare un'esca al filo, un moschettone, un amo. Dunque iniziamo con quelli per congiungere il filo a esche o ami, eccetera, eccetera. Allora, il primo nodo che andrò a spiegare non mi ricordo il nome. Cioè, ho provato a cercare ma non riesco a trovare il nodo in particolare. È un nodo molto resistente, tutti i 4 nodi saranno tra quelli più resistenti che ci sono da fare, però allo stesso tempo sono anche abbastanza semplici e veloci. Consiste nel passare il filo nell'occhiello, iniziare a fare delle spirali attorno al filo, ritornare dentro il buco che si è creato e ritornare fuori. Adesso andremo a vedere. Ok, andiamo con il nodo. Allora, per realizzare questo nodo, come detto, facciamo passare il filo nel moschettone. Prendiamo una certa misura, ce ne servirà abbastanza. Mettiamo il dito, diciamo dove andrà il moschettone, più o meno a questa distanza, e iniziamo ad avvolgere l'estremità attorno al filo madre, diciamo, per varie volte. Io di solito sto tra le 8 e le 10. Adesso poi ne ho fatte non so quante, ma comunque più sono, più aumentiamo il carico di rottura, perché distribuiscono. Ok, una volta raggiunto il numero di giri che desideriamo, prendiamo l'estremità, la facciamo passare dentro l'asoletta che si è creata, questa qua dove c'è la mia unghia, facciamo passare dentro, e una volta passata dentro quell'asola, facciamo passare dentro l'asola, diciamo, che si è creata. Adesso vi faccio vedere un pochino meglio. Una volta passato sull'asola vicino al moschettone, vedete questa asoletta che si è formata, lo andiamo a passare dentro qua e andiamo a tirare. In questo caso andrebbe bagnato, tiriamo anche l'estremità e facciamo scorrere anche per non disintegrare il filo. Adesso qua io ho sempre bisogno della mia esca, perché sennò tirare un filo così grosso non ci riesco. E come vedete, nodo molto ma molto resistente, che utilizzo sia siluri che pesci grossi, perché ha un ottimo carico di rottura, perché riesce a disperdere la forza sul filo. Come secondo nodo abbiamo il palomar, nodo molto conosciuto, molto semplice e veloce da realizzare. In questo caso prendiamo il nostro occhiello, prendiamo il nostro filo, lo doppiamo, poi con la doppiatura creiamo un piccolo nodo e l'asoletta che si va a formare lo facciamo passare attorno al moschettone, l'esca, quello che è. Questo nodo in particolare è il nodo che utilizzo per pescare a dropshot, pesca che amo un sacco, che mi fa prendere ogni anno sempre un sacco di catture, che merita come tecnica, soprattutto per il pesce apatico, è una delle tecniche migliori. Andiamo a vedere come si fa. Adesso tagliamo. Ok, qua abbiamo il moschettone. Allora, per il palomar dobbiamo doppiare intanto il nostro filo, facendo una piccola asola così, inserirlo dentro un attimo che assottiglio, ok? Inserisco dentro, faccio uscire, porto circa lo spazio necessario. Una volta fatto questo,
faccio un nodo, guardate qua, un nodo semplice, l'asoletta che c'è la facciamo passare, in questo caso il moschettone può essere un amo, per esempio da dropshot come detto prima può essere un'esca, e tiriamo. Adesso sarebbe anche da bagnare, però intanto adesso andrò a tagliare questo spezzone. Mi aiuto un attimo con un'esca perché sennò non riesco a stringere, dato che è un filo molto grosso. Ecco qua. Come vedete, questo nodo è veramente difficile da rompere. A parte che adesso abbiamo un filo veramente grosso, ma anche con i diametri più sottili, lascia un carico di rottura veramente alto. E come vedete, è un nodo molto piccolo e discreto. Passiamo quindi ai nodi di congiunzione tra fili. Ne ho due. Il primo è quello che utilizzo quando ho due fili di diametro simile, oppure quando non ho bisogno di un super carico di rottura, ovvero il blood knot, nodo di sangue. Per creare questo nodo ci sono varie tecniche, però vi andrò a mostrare quella più facile. Da spiegare è un pochino più difficile, se lo vedete è molto molto più facile. Ha un buon carico di rottura, però l'altro nodo che tra poco vi dirò ha un carico di rottura molto più alto e ha una resistenza veramente veramente alta, anche all'abrasione. Bene, andiamo a vedere come si fa questo nodo intanto. Facciamo il nodo di sangue, qua prendo del filo, abbiamo un 0,35 qua di fluoro e uno 0,20 di trecciato. Allora, prendiamo i nostri due capi, li portiamo più o meno alla pari, ho sbagliato, ok, in questo modo qua. Qua li ho solo affiancati, li prendiamo, vediamo un attimo. Li prendiamo, facciamo un nodo semplice con tutte e due le estremità. Ok, in questo modo qui. Ok, una volta fatto questo, abbiamo questo risultato qua, che non è quello finale, ragazzi. Prendiamo i due fili, li sovrapponiamo in questo modo qui. E iniziamo ad avvolgere in questo modo. Vedete, prendo uno dei due fili e lo accavallo. Vi faccio rivedere. Abbiamo i due fili uno sopra l'altro. Prendo uno dei due e lo accavallo. In genere andrebbe il filo più grosso. Faccio un tot di giri che può essere 7, 8, 12. Ok, e una volta raggiunto questo, tengo aperto qua e faccio passare dentro l'estremità dei due fili. Ok, tiriamo, 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 tiriamo. Ovviamente andrebbe bagnato e questo è il risultato. Prendiamo le nostre due eccedenze. Ecco qui. E andiamo a tagliare. Non tagliate troppo sotto, tenetevi un po' di margine all'inizio, dopo, poi appena farete un po' di pressione, potete tagliare anche più sotto perché così il nodo si stringe. Come vedete, nodo molto sottile, piccolo, veramente piccolo, che potete utilizzare sia sul light che su pesche un pochino più pesanti. Dunque, il secondo nodo di giunzione è lo Slim Beauty, un nodo che veramente permette di sfruttare il filo al massimo. Lo utilizzo per esempio quando devo congiungere un 008 di trecciato, un 025, oppure un 012 a un 040, un 025 a uno 060 e via così. È un nodo che permette una resistenza veramente veramente alta, ma ragazzi, con fili buoni per stringere vi tagliate le mani. Dico solo questo. Cioè, da rompere è veramente dura, è un nodo che potete stressare e vi darà tante soddisfazioni. Dunque, andiamo a vedere l'esecuzione, che anche questo non è molto semplice. Ok, dunque facciamo l'ultimo nodo. Tanto prendiamo il nostro fluoro. Qua è un attimo rovinato, aspettate, lo taglio. Ok, qua abbiamo il nostro fluoro del 35. Facciamo un nodo a 8, ovvero come si fa il nodo a 8? Prendiamo il nostro filo, facciamo un nodo semplice. Ok, un nodo semplice. Passiamo
l'estremità di nuovo dentro. Ok, e tiriamo. Ok, come vedete va a formare un 8. Più o meno con un po' di riflessi, però riuscite a vederlo. Eccolo qua. Adesso, cosa bisogna fare? Prendiamo. Ok, prendiamo la nostra treccia, la doppiamo e la facciamo passare dentro. Bisogna entrare dalla parte dell'estremità verso il filo, diciamo verso la bobina di filo, verso la parte dove andrà il moschettone, e non il contrario. Ok. Portiamo fuori un po' di filo e lo facciamo passare dentro sull'altro buco e lo facciamo uscire. Ok, una volta fatto questo prendiamo il fluoro e gli diamo una bella tirata. Ok, buono. Bene. Abbiamo fluoro, treccia, prendiamo con un dito e lasciamo una sola aperta e iniziamo ad avvolgere. Qua più volte avvolgiamo come prima, meglio, eh? Io di solito ne faccio 10-12 in salita e 8-10 a scendere, ne faccio molto di più rispetto al dovuto, però noto che tiene veramente, veramente tanto. Guardate. Questo nodo potrebbe alzarmi di peso. Ok, adesso torniamo indietro. Fate bene respirare. Ok, sto andando a caso come numero io. Ok, una volta fatto ciò con la doppiatura di filo che abbiamo avvolto, prendiamo e lo mettiamo nel buco che abbiamo lasciato prima e iniziamo a portare un pochino più indietro in modo da non rovinare il filo. Ovviamente bagniamo prima e dopo con le due parti tiriamo in modo da finire il nodo. Eccolo qua. Nodo molto molto potente che permette di tirare su pesci veramente importanti con un carico di rottura veramente fantastico e una resistenza all'abrasione veramente alta e anche resistenza all'usura. Faccio vedere l'esempio che ho con lo stessa treccia e lo 0,60. Guardate qua. E con questo io ci vado a sicuri. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, condividete questo video ai vostri amici per fargli anche capire. No. In modo che la prossima volta che perdono un pesce non hanno più scuse. Non ho altro da dire, per questo video è tutto. Ciao a tutti!